Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana. Per vostra fortuna per questo video mi vedrete subito piccolino in un angolo perché le cose sono davvero tante, quelle di cui dobbiamo parlare, come avete intuito dalla locandina, quindi salterò subito tutti i convenevoli saluti, ringraziamenti e quant'altro per addentrarci subito nel sodo. Non voglio fare un video troppo lungo, ragazzi, soprattutto adesso che è estate, non avete tanta voglia di stare davanti al telefono, probabilmente, quindi cercherò di fare del mio meglio. Cominciamo subito. Questa è stata la settimana del San Diego Comic Con, di un'altra fiera molto importante ad Hong Kong, in cui sono state protagoniste Hot Toys, tra le tante altre aziende, e appunto tante altre che hanno potuto dire la loro. Parliamo di Hot Toys con gli annunci fatti fuori dalla fiera. Infatti, all'inizio di questa settimana Hot Toys è impazzita, ha fatto una serie di annunci clamorosi di pezzi che sembrano essere tutti di ottima qualità, tra cui questo Joker di Joaquin Phoenix, tratto quindi dal primo film di The Joker, ovviamente la Artisan Edition, quindi versione Hot Toys con i capelli impiantati, di cui state vedendo qualche immagine, con ovviamente tutto il diorama del Murray Franklin Show, diciamo, del Live with Murray Franklin. Quindi tutto già visto per quanto riguarda In Art, già avevamo visto in altri video l'uscita di In Art, sempre dedicata a questo Joker, e poi parleremo dell'effettiva differenza fra i due pezzi. Qui stiamo parlando di una versione Artisan di The Joker, limitata a 4.000 pezzi solo per mercati selezionati, come al solito, ragazzi. Nulla di particolare, 30 cm di altezza, uscita ultimo quarto del 2024, primo quarto del 2025, per la lista degli accessori, delle armi e di tutto il resto, ragazzi, vi rimando al sito di Hot Toys per il momento, ma troverete anche qualcosa sul sito di Sideshow. Non mi fa impazzire questo annuncio, sinceramente, reputo che ancora In Art sia un piccolo passo avanti rispetto ad Hot Toys, soprattutto nelle fattezze dell'head sculpt di questa doll in particolare, ma questa è una mia opinione personale, ragazzi. Fatemi sapere invece voi che cosa ne pensate. Secondo annuncio, sempre da parte di Hot Toys, sempre extra fiera, praticamente Hot Toys ha fatto in un giorno solo una cosa come 7-8 annunci, 6 o 7 annunci, ragazzi, è impazzita veramente. Un altro Iron Man, questa volta un bellissimo Iron Man, non che gli altri siano brutti, ragazzi, ma questo è particolarmente bello. Sto parlando del Mark 42 tratto da Iron Man 3. E qui intanto stanno scorrendo le immagini, potete vedere di che cosa stiamo parlando. Un bellissimo pezzo con un head sculpt che non è ridisegnato, come molti hanno detto, ma in realtà è un riciclo di un altro head sculpt di Tony Stark, però con l'aggiunta dei vari segni di battaglia e dei capelli, ovviamente, che sono differenti. Qui vediamo la differenza con la versione 1.0, perché qui stiamo parlando del Mark 42 2.0, ovviamente. Come al solito per tutti gli Iron Man, una quantità spropositata di accessori, di parti, di armi intercambiabili, ovviamente il casco apribile, ovviamente qualche parte con danni da battaglia e una vasetta diorama, simil diorama, diciamo. Ovviamente che si può illuminare a LED come tante altre parti dell'armatura. Cerco di fare un sunto, ragazzi, di stringere un pochino, vi faccio vedere un attimino i dettagli. Qui, per quanto riguarda l'uscita, stiamo parlando anche qui del terzo o quarto del 2025, quindi ragazzi, si parla sempre della fine dell'anno prossimo, quindi ne avremo di tempo da aspettare. Abbiamo 32 cm di altezza, 30 punti di snodo, LED dappertutto, come vi dicevo, varie paia di mani intercambiabili, la maschera, i vari pezzi intercambiabili anche dell'armatura, parti danneggiate, e poi abbiamo il battery booster, quindi il caricabatterie, diciamo, con veri fili, qui ci dice Hot Toys, e poi la basetta, appunto, come dicevo, illuminata con il diorama. Qui non stiamo parlando di una edizione esclusiva, ma stiamo parlando comunque di una versione normale e una versione deluxe che comunque saranno reperibili tranquillamente anche qui da noi senza dover fare salti mortali. Dimenticavo comunque che anche per Joker di Joaquin Phoenix, se non mi sbaglio, c'è anche la versione con i capelli in plastica, ragazzi.
Poi, altro pezzo che va a confermare quelli che sono stati, scusate, i leak di cui abbiamo parlato nella scorsa settimana, ovvero finalmente il Grievous Diecast. Queste sono le immagini di questo capolavoro, per me un acquisto, un must have assoluto. È disponibile una versione normale, sempre ovviamente diecast, è una versione speciale in cui vi sono queste monete, sono tornate le monete del periodo del lato oscuro, dell'evento del lato oscuro di Hot Toys, le abbiamo viste in Darth Maul, le abbiamo viste in Darth Sidious, le abbiamo viste in altri pezzi. E qui infatti sono tornate le monete commemorative. Anche qui nulla da dire, ovviamente presenti molte parti in metallo, non è tutto quello che vediamo, insomma non è tutto metallo ovviamente, ma comunque ci voleva un vero e proprio capolavoro, era da tanto tempo che non usciva un generale Grievous, io ricordo quello di Sideshow, ma comunque davvero un capolavoro per tutti gli amanti di Star Wars e non, perché comunque è bellissimo, quindi questo è davvero super consigliato. Stiamo parlando del Movie Masterpiece 760 Diecast 67 e 67B per la versione speciale. 42 cm di altezza, quindi un bel bestione, come è giusto che sia, 25 punti di snodo, e anche questo ce lo dovremmo aspettare, uscita orientale ovviamente, per la fine del 2025, qui da noi probabilmente. Se siamo fortunati, per Natale 2025, oppure direttamente nel 2026, cosa più probabile. La versione di Grievous, questa qui ovviamente tratta da episodio 3, quindi bellissimo da esporre con il mio Obi-Wan Kenobi in vetrina. E appunto, come vi dicevo, struttura in diecast, struttura in metallo con ovviamente qualche parte in plastica, LED dappertutto, spade laser, vari accessori, ragazzi. Ok, non mi soffermo troppo per i motivi che già vi ho detto. Andiamo avanti con, anche perché di queste cose, ragazzi, io vi ricordo che ne abbiamo già parlato abbondantemente nell'ultima live. Poi lascerò alcune parti, ovviamente lascerò la timeline, quindi ci sono degli spoiler per quanto riguarda Deadpool, se così vogliamo chiamarli, anche se ormai Hot Toys ha spoilerato tutto dappertutto, però cercherò di avvisarvi prima quando sto per parlare di qualcosa che potrebbe indurre in spoiler, così sarete avvisati. Altro annuncio molto molto importante, soprattutto per me che non ho una Black Widow ancora in collezione, questa fantastica Black Widow di Hot Toys, questa volta solo Artisan, ed è stato ovviamente rifatto anche l'head sculpt, che secondo me è bellissimo, così come la qualità di questi capelli, ma ovviamente queste sono foto, ragazzi, di un prototipo, quindi bisognerebbe sentire con mano effettivamente se la qualità sarà questa. Ovviamente qui stiamo parlando di una edizione limitata di Black Widow tratta da Iron Man 2, quindi di quella parte, di quella porzione di film in cui ha la sua parte Black Widow. 28 cm di altezza e 28 punti di snodo, anche lei prevista per la fine del 2025, terzo o quarto quarto del 2025. Abbiamo vari accessori, tra cui mani intercambiabili, pistole, eccetera eccetera, lo spray. Ok, stiamo parlando quindi di 4000 unità per la special edition, e la non special edition con senza gli accessori bonus 2000 unità, il contrario, quindi ci sono più special edition e meno non special edition. Questa cosa anche è un po' strana, ma magari non ci arrivo io. E vi voglio far vedere gli accessori della Special Edition, oltre a questa basetta molto carina che però è disponibile in tutte e due le versioni, occhi intercambiabili, e questo guanto qui, il guanto di Iron Man nello specifico. Se non mi sbaglio non c'è altro, vediamo un attimo, quindi varie paia di mani, le pistole, nulla di particolare. Ok, quindi è l'unico accessorio aggiuntivo, è appunto il guanto di Iron Man. Anche qui sono curioso di sapere che cosa ne pensate, non di lei, di Auli, ma di questo preordine. Altro capolavoro, altro annuncio, Iron Spidey, 2 Iron Spider-Man 2.0. Anche questo disponibile sia in una versione Artisan, sia in una versione standard.
mio parere personale, per doll del genere, con capelli soprattutto maschili, corti, Hot Toys sta facendo degli ottimi, ottimi lavori di sculpt dei capelli, quindi io andrei tranquillamente, senza, per noi italiani quantomeno, senza andarci ad ammazzare, guardate, questi sono i capelli scolpiti, guardate che belli che sono, comunque sia, non ci vedo nulla di particolare, sicuramente costerà sui 100-150 euro in meno rispetto alla Artisan, quindi io direi che starei in questo modo. Questa comunque è la mia opinione personale, ragazzi, liberi di fare quello che volete. Qui lo vediamo quindi in una versione 2.0, sembra essere migliorato, con il fantastico guanto dell'infinito tra le mani, bellissima, nulla da dire anche per quanto riguarda l'head sculpt. E anche questo un altro acquisto must have per quanto mi riguarda. Poi andiamo a leggere qualche dettaglio. L'uscita è sempre la stessa, ragazzi, quindi terzo, quarto, quadrimestre del 2025. Stiamo parlando del Movie Masterpiece 761 di 28 cm e mezzo di altezza e 30 punti di snodo. Abbiamo quindi l'head sculpt di Tom Holland con i vari effetti di battaglia. La cosa che non mi è piaciuta tanto è che appunto ci sono i segni di battaglia sul viso ma non sulla tuta. Questa è la prima cosa che mi può saltare all'occhio tra i difetti, diciamo. Poi abbiamo vari paio di ragnatele come al solito, abbiamo le zampe meccaniche, abbiamo il Mjolnir, il Nano Gauntlet, scusate, cosa ho detto prima? L'Infinity Gauntlet, ok, Nano Gauntlet, abbiamo il Mjolnir. Poi le ragnatele per poter lanciare il Mjolnir, bellissimo, e poi una base diorama, anche questo comunque per quanto riguarda un altro bellissimo pezzo, ragazzi, da non farci sfuggire. Eccolo qui intanto, questa è la base diorama di cui parlavamo, il Mjolnir con la ragnatela attaccata e poi c'è il Nano Gauntlet. Poi andiamo avanti con l'ultimo pezzo, anzi non è l'ultimo, però un altro capolavoro, ragazzi, che ha destabilizzato tutti i collezionisti di Hot Toys e non, perché è questa fantastica versione di Darth Vader Battle Damaged. Questa è la versione deluxe in cui sarà presente un accessorio bellissimo che vi mostro fra poco. Intanto qui vediamo quello che sembra essere praticamente un head sculpt, forse lo sarà, riciclato della DX27, quindi del Darth Vader tratto da Obi-Wan, che tanto sto aspettando anche io. Però in questo caso stiamo parlando della versione Battle Damage, quindi come vedete i danni sono estesi anche al corpo e alla gamba, mettendo in evidenza questa parte meccanica, il braccio meccanico, ed è davvero molto molto bello. Mi piace anche molto la fattezza di questo mantello, tutto frastagliato, probruciacchiato solo da questa parte mentre dall'altra no, e ovviamente questo head sculpt meraviglioso, ragazzi, di Christensen dopo essere diventato appunto Darth Vader, quindi questa volta lo vediamo per intero con le sembianze di Christensen, quindi bellissimo, mi piace veramente da morì. Anche questo, ovviamente, raga, un altro must have. L'accessorio di cui vi parlavo è questo mantello che sembra essere rigido, molto molto bello, che va a ricordare un pochino quella che è la statua di Sideshow del Mythos Vader. E guardate la chicca di questo mantello che va a riprendere le sembianze della metà spaccata di elmo, cioè la metà mancante, quindi la metà sinistra, vedete qui c'è l'occhio, il naso e il respiratore o la bocca del casco. Davvero bellissima questa doll, ragazzi, anche questa per gli amanti di Star Wars, guardate che capolavoro, non bisogna farsela scappare. Anche qui è presente una versione speciale, chissà se Hot Toys avrà voglia di farcela vedere. Guardate, intanto potete ammirare ancora meglio le fattezze di questo head sculpt, che è meraviglioso, non c'è niente da dire. Base diorama ovviamente con il LED. La versione speciale, perché c'è una versione normale, deluxe e speciale. Quella speciale ha questa parte della maschera, quella ancora intatta, diciamo, che è possibile applicare, che a me personalmente interessa poco, avendo già preso la DX27, quindi un accessorio che tra l'altro non mi interessa più di tanto.
Andiamo a leggere qualche dettaglio. Terzo, quarto quadrimestre 2025, l'uscita. Stiamo parlando di una DX, quindi anche qui DX 45, 45B per la Special, 30 cm di altezza come tutti i Vader. E poi gli accessori, ragazzi, non mi ci soffermo perché sono comunque quelli che vi ho detto fino adesso. Ora, prima di andare avanti, ragazzi, vi lascio giusto 5 secondi perché la doll di cui sto per parlare potrebbe spoilerare qualcosa a qualcuno di Deadpool. Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e via. Allora, è stato annunciato Wolverine, un'altra versione di Wolverine tratto da una particolare scena. Anche in questo caso cercherò comunque di non spoilerare niente dal film che ho già visto, tratto da una particolare scena del film, quindi questo Wolverine a petto nudo con una katana, genericamente una katana, e il resto del costume addosso, quindi i pantaloni e nient'altro. C'è poi una giacca di cui non dirò altro anche in questo caso, che è possibile ovviamente far indossare con tanto di zip funzionante ovviamente, e una sorta di basetta diorama su cui si intravede la maschera rimossa appunto di Wolverine. Anche qui nulla di particolare, hanno preso il Wolverine che era già stato annunciato, quello del film, e l'hanno riciclato per fare questa versione. Non voglio dire altro rispetto al film, ragazzi, ma è giusto per dirvi appunto che esiste anche questa. Non mi ci soffermo tanto perché andiamo direttamente invece su quelli che sono sulla pagina Facebook. In questo caso sono sulla pagina Facebook del Colosso dei Nerd, perché ovviamente il Colosso ha già messo qualche immagine, perché durante la fiera di Hong Kong e il San Diego Comic Con ovviamente Hot Toys ha mostrato altre doll, altri capolavori, ragazzi, che è giusto farvi vedere, perché ufficialmente poi verranno rilasciati, cioè verranno annunciati più avanti da Hot Toys, e poi ne parleremo ovviamente in modo più approfondito. Come non cominciare dal grande Terminator, il T-800 tratto dal Terminator 2 Judgment Day. Bellissimo, anche se appunto adesso mi riservo di dire soltanto che è stato mostrato, poi per le considerazioni le faremo più avanti. Eccolo qui, lo stavamo aspettando, anche qui i leak quindi si sono dimostrati veri e sono molto molto contento di poter avere l'occasione di recuperare questo pezzo. La cosa che mi colpisce particolarmente è questo head sculpt, che non è stato applicato in questo caso all'esposizione, ma davvero molto bella. Si spera in un upgrade del materiale per quanto riguarda la pelle. Non confido nella pelle vera, però ci spero, ma meglio rimanere un attimino scettici, preferisco. Poi Batman, ovviamente sembra il Batman 89 che sta per uscire, che è già uscito in Oriente, che ancora non è uscito in Oriente, sta per uscire, sempre di Hot Toys, ma in questo caso parliamo di Batman da Batman il Ritorno, Batman Returns. Anche questo altro must have. Predator, per tutti coloro che stavano aspettando un Predator, una riedizione di Predator, qui siamo davanti al Predator nella sua versione Jungle, anche se anche in questo caso, ragazzi, c'è molto da dire, poi ne parleremo quando verranno annunciati. Poi abbiamo Batman e Robin, e Batman di Clooney, ovviamente, da Batman e Robin. Poi, sempre per gli amanti di Star Wars, per quanti stavano aspettando il buon Chube, che non sono riusciti a recuperare quello di episodio 4, qui abbiamo un netto, nettissimo upgrade, anche se di un altro film, ma il nuovo Chewbacca. Nuovo Chewbacca che si porta sulle spalle il C-3PO danneggiato, nella famosa scena appunto a Cloud City, se non mi sbaglio. E qui siamo davanti a un altro capolavoro, molto molto bello. Questo sarà un altro acquisto da fare assolutamente, nettamente migliorata la fattezza dell'head sculpt. E poi, come avevo pronosticato già diverso tempo fa, Jar Jar Binks, sempre da Star Wars. Quindi molto contento anche di questa sorta di annuncio, che vedremo poi ovviamente più avanti.
e molto contento di come la tecnologia in questo ambito stia andando avanti verso body sempre più seamless, quindi senza soluzioni di continuità, come possiamo vedere in questo caso. Ovviamente c'è ancora il peg per le mani, ma per quanto riguarda invece i gomiti, come vedete, sono spariti, l'abbiamo visto anche nel Wolverine precedente. Questo è quello che possiamo trovare al momento, ma c'è dell'altro, ragazzi, perché ve l'avevo detto che ci sono state tantissime cose, e anche qui un piccolo spoiler, anche se spoiler non è perché ne abbiamo parlato in tantissime occasioni, ragazzi, dai, qui non parliamo di spoiler, stiamo parlando del... finalmente hanno mostrato Lady Deadpool, non voglio dire niente a riguardo, quindi questa potrebbe essere Lady Deadpool e tantissime altre cose. Abbiamo per esempio, questo è l'Holo Tavolo, quindi non ho capito bene se sarà un accessorio che verrà presentato a parte o come espansione di qualcos'altro, non ne ho idea, però come potete vedere è un Holo Tavolo a parte, come avevamo visto per esempio nell'Obi-Wan di episodio 3. Qui rivediamo Batman e Robin, qui queste sono alcune foto dell'evento, qui vediamo sempre da Deadpool e Wolverine Kid Pool, perché ragazzi ovviamente sono stati svelati gli accessori di quelli che erano stati nascosti, gli accessori di Deadpool, di cui adesso non vorrei parlare sempre per non rischiare di fare spoiler, però ecco, se vi interessa andateli a guardare, poi ne possiamo parlare anche in live volendo, se avete visto il film. Poi ragazzi, se riesco, a quanto pare la connessione barcolla, vi volevo mostrare l'annuncio, cioè l'annuncio, è stato presentato anche il nuovo enorme Hulkbuster. Per quanti di voi stavano aspettando come me un Hulkbuster e non avevano il coraggio di recuperare la vecchia versione perché aveva raggiunto dei costi proibitivi, intanto la connessione mi ha abbandonato, ragazzi, vi chiedo scusa. Aveva raggiunto dei costi proibitivi, finalmente è stata mostrata la nuova versione dell'Hulkbuster. Un Hulkbuster 2.0, che quindi non vedo l'ora anche quello di vedere con maggior dettaglio, ma un po' troppo grande probabilmente per quanto mi riguarda la mia collezione. Intanto ragazzi, questi erano più o meno, purtroppo la connessione ha deciso di abbandonarmi, quindi questi erano gli annunci principali, credo di avervi comunque detto un po' tutto. Ci sono altre notizie ovviamente da parte di Inart. Inart ha fatto una cosa bellissima, cioè ha annunciato ed è uscito anche il preordine che è disponibile proprio sul Colosso dei Nerd, cosa che andremo a vedere proprio in questo momento. Ha fatto una 1 a 6 di Michael Jackson, che è di una qualità pazzesca, ragazzi, quindi dategli un'occhiata perché è bellissimo e merita tantissimo. Sono sul sito del Colosso dei Nerd, come vi dicevo, dove oltre al Michael Jackson di Inart vi posso segnalare quest'altro 1 a 6 sempre di Tri-Zero, questa volta di Tanjiro, Kamado Tanjiro, tratta da Demon Slayer, ovviamente. Questo è un altro dei preordini che si aggiungeranno alla lista per quanto riguarda Peppe Varca Collectibles, ma soprattutto ragazzi, date un'occhiata a questo Michael Jackson di Inart, perché ne parleremo tanto, e purtroppo non credo che lo vedremo sul canale, però è davvero un ottimo, ottimo pezzo come tante altre cose di Inart. Ed in art sono uscite anche delle immagini, ragazzi, delle nuove doll che sono in lavorazione, che purtroppo qui vedremo fra diverso tempo, tanto tempo purtroppo, di The Walking Dead. C'è Daryl Dixon, c'è Rick e c'è Negan, e sono bellissime, ragazzi, andateli a vedere se riuscite perché sono fenomenali. Ne parleremo comunque man mano che usciranno nuove immagini, che ci saranno nuovi annunci, perché comunque le fiere non sono finite. Quindi ragazzi, io adesso devo salutarvi perché mi sono prolungato veramente tantissimo, spero che comunque il video vi sia piaciuto, che abbiate potuto apprezzare tutti questi annunci, e fatemi sapere che cosa di tutta questa roba vi fa gola, che cosa avete voglia di preordinare.
discutiamone appunto qui sotto nei commenti. Per il resto, ragazzi, ne parliamo anche in modo anche più approfondito mercoledì in live, in cui sarà presente molto probabilmente anche il Colosso di Nerd, e molto probabilmente sarà l'ultima live dell'estate, quindi poi agosto ci sarà un pochino di riposo per poi ripartire alla grande a settembre. Io vi saluto, ragazzi, grazie ancora per la visione, perché è arrivato fino in fondo, e ci vediamo un prossimo appuntamento. Ciao ragazzi, a presto.